Quella del 2024 sarà la quarta edizione di Spotify Radar Italia, che teoricamente, ha come obiettivo quello di spingere nuovi talenti musicali. La sigla manca è partita, no, che sta a fa? Seguimi, YouTube, Instagram, TikTok, solite cose, la zia, dai, sigla! Sono Riccardo Di Vigiano e ti do il benvenuto a TG Kiwi, il posto a portata di cuffia dove rimanere sempre aggiornato su ciò che di nuovo imperdibile i mondi della musica e del cinema hanno da offrirci. Dicevamo, quella del 2024 sarà la quarta edizione di Spotify Radar Italia, che teoricamente ha come obiettivo quello di spingere i nuovi talenti musicali, portandoli ad affermarsi nel panorama musicale. Poi sappiamo bene che tra il dire e il fare. Nel corso delle precedenti edizioni, gli editor della nota piattaforma streaming, più che individuare talenti su cui puntare, artisti poco noti da farci scoprire, insomma, scelgono di aiutare artisti, spesso sotto l'ala protettrice delle major discografiche, che in rampa di lancio ci sono già, dando loro la spunta definitiva per l'affermazione definitiva. Insomma, un aiuto ulteriore. A gente che parliamone, proprio bisogno non ne ha. Per fare qualche nome delle precedenti edizioni del programma, ricordiamo Blanco, Rove, Tommy Daly, Big Mama, Bunker 44, Mara Sattei, Ariete, Rondo da Sosa, Il 3 e Venerus. La prima artista ad essere svelata è Sally Cruz, sotto Universal Music Italy, già nota per le recenti collaborazioni con Dasup e Nitro. Segue poi Tony Boy, uno dei rapper di punta della casa discografica di Warner Music, il cui ultimo album ha debuttato al primo posto nella classifica Femi. Con un seguito di oltre 2 milioni di ascoltatori mensili, Tony Boy continua a distinguersi nel panorama musicale italiano. 100.000 Carie, affiliato a Maciste Dischi, si fa notare con oltre 360.000 ascoltatori mensili, specialmente grazie al pezzo di Mace, Non mi riconosco, insieme a Salmo. Ok Giorgio, oltre a portare avanti la carriera da solista, che ha prodotto per diversi artisti come Loredana Bertè, i Pinguini Tattici Nucleari, Car Brave e Tancredi. Ste, una cantautrice napoletana di origini nigeriane, si è fatta strada attraverso il successo sui social media, in particolare su TikTok, con il suo brano Red. Il suo talento e la sua crescente base di fan promettono una carriera musicale in costante ascesa. Infine, Coca Puma, una giovane musicista, produttrice e cantante con una predilezione per il jazz, che rappresenta una scommessa per il futuro della musica italiana. Insomma, molti volti più o meno già noti, molti protetti dalle major, molti che già funzionano sulle altre piattaforme, sui social banalmente, poche scommesse, poche grandi scoperte, ecco, mettiamola così, ma del resto si sa. Da un bel po' di anni oramai investire si tratta semplicemente di trovare qualcuno che già più o meno sta andando e dargli una marcia in più, una spintarella. Per tutti gli altri, una pacca sulla spalla e, beh, buona fortuna.